Sembra dunque Cristoforo l'uomo giusto per andare da Don Rodrigo e fargli capire che deve lasciare in pace Lucia. Lo fa, ma Don Rodrigo lo accoglie con falsa compiacenza a una tavola dove sta pranzando con altri nobili e guarda guarda, con l'azzeccagarbugli e il podestà, quello che avrebbe dovuto metterlo in prigione se l'azzeccagarbugli avesse fatto il suo dovere. Poi lo tratta come un pezzente. E gli dice che non ha bisogno di farsi far la morale da un sacerdote. A quel punto Cristoforo, col piglio di chissà ancora sostenere un duello, sia pure senza spada, leva in segno di minaccia la mano destra e con un piede avanti all'altro grida: «Ora non ti temo più!» E si badi che passa lui al tu, come se Don Rodrigo fosse lui il vile meccanico da disprezzare. Lucia resterà sotto la protezione del Signore, ma la maledizione di questo stesso Signore scenderà su questa casa. Rodrigo lo scaccia con male parole, ma poiché ha la coscienza sporca, quella storia della maledizione divina non lo abbandonerà più. E vedremo più tardi che non gli sarebbe mancata l'occasione per ricordarsene. E va bene. Padre Cristoforo compensa col suo coraggio la viltà di Don Abbondio. Ma in effetti non ha cavato un ragno dal buco. Se i due giovani fossero già sposati, potrebbero scappare insieme e andare da un'altra parte, visto che a pochi passi, a Bergamo, cessa il Ducato di Milano e comincia la Repubblica di Venezia. Ma a quei tempi un ragazzo e una ragazza che non erano sposati non potevano fuggire insieme, perché la ragazza ci avrebbe perso come minimo la reputazione e per tutta la vita. Non parliamo poi di una ragazza come Lucia, che il signor Alessandro ci mostra tutta casa e chiesa, incapace persino di guardare il fidanzato senza arrossire, perché si capisce che ne è innamorata, ma non può farsene accorgere perché lui non è ancora suo marito. Diciamo che era un'epoca in cui le ragazze per bene non si facevano vedere ad andare in giro coi ragazzi. E capirete come cambiano i tempi. Fatto sta che mentre padre Cristoforo cerca un modo per aiutare i due giovani, ecco che sia Renzo e Lucia che Don Rodrigo complicano le cose. Come? Da un lato, Don Rodrigo chiama il capo dei suoi bravi, il Griso, un nome che già da solo mette spavento, e gli dice di prendere qualche bravaccio e andare quella notte a rapire Lucia a casa sua. Renzo e Lucia, dal canto loro, accettano un consiglio di Agnese, la quale aveva sentito dire che mentre il ministro della comunione è il prete e il ministro della cresima è il vescovo, i ministri del matrimonio sono gli sposi stessi. Ovvero, il prete li dichiara sì marito e moglie, ma solo dopo che quelli hanno affermato di volerlo diventare. Agnese gli aveva così suggerito di sgattaiolare con qualche trovata nella stanza di Don Abbondio, di farsi vedere all'improvviso dal prete e proclamare di volersi per marito e moglie. A quel punto, col prete testimone della loro volontà, sarebbero stati belli che sposati. Ne viene fuori una notte molto ingarbugliata, perché i due promessi sposi penetrano di soppiatto nello studio di Don Abbondio e cercano di fare la famosa affermazione che li renderà sposi. Don Abbondio se ne accorge in tempo e rovescia il lume e il tavolo, poi corre alla finestra chiamando aiuto. Il sacrestano lo sente e va a suonare le campane a stormo. Tutto il paese scende nelle strade per capire cosa stia avvenendo. I bravi nel frattempo entrano in casa di Lucia, ma ovviamente non vi trovano nessuno. E al sentir le campane a martello, credono sia un allarme per la loro invasione e si danno a una fuga disordinata. Don Abbondio, finito il pericolo di quel matrimonio un poco truffaldino, cerca di dire ai paesani che non era niente. Solo alcuni vagabondi che avevano cercato di forzare la sua porta. I paesani ci credono e non ci credono perché intanto qualcuno aveva visto dei corbacci neri scappare nella notte dalla casa di Lucia. Insomma, una gran confusione. C'è di più. Una persona per bene che faceva il cameriere nel castello di Don Rodrigo aveva orecchiato i piani del suo padrone e aveva avvisato padre Cristoforo. Questi aveva mandato un ragazzetto ad avvisare Renzo e Lucia. Il ragazzetto li aveva incontrati mentre di nascosto cercavano di rientrare e li aveva avvertiti che a casa loro c'erano i bravi.
I poveretti avevano subito invertito il cammino e si erano rifugiati da padre Cristoforo. Cristoforo dava a Lucia una lettera per i cappuccini del convento di Monza e a Renzo un'altra per un padre Bonaventura del convento di Milano, pregandolo di trovargli un lavoro laggiù. Mentre una barca attraversa il lago per portarli lontani da una casa che forse non rivedranno più, Lucia guarda nella notte le cime dei monti tra i quali era sempre vissuta, la superficie calma del lago, e piange.